Benissimo, direi che possiamo cominciare finalmente. E intanto vi ringrazio per essere presenti, perché malgrado i tempi che ci hanno costretto a cambiare in corso d'opera e anche abbastanza rapidamente il progetto iniziale, che era quello di un confronto tra la scuola Comics, che poi diranno meglio loro. Io, il mio compito è quello di introdurre e guidare questa discussione e questa presentazione. Il progetto iniziale era quello di un confronto con gli studenti che hanno lavorato a quello che vedremo tra poco, e avevamo pensato di dedicare in questo modo questo momento di incontro alla memoria di Pensiero Acutis, che ci ha lasciato un anno fa e che era stato uno degli ultimi testimoni dell'internamento militare, presidente della sezione torinese dell'Associazione Nazionale Internati Militari, l'ANEI. Purtroppo anche qui, per ragioni di salute, la presidente della sezione torinese, la presidente Fioretti, non può essere presente, perché avrebbe ricordato Pensiero Acutis, e lo farò io invece sua con poche parole. Ma ci sembrava giusto ricordare Pensiero Acutis con questo, quindi uno degli ultimi testimoni dell'internamento, con questo taglio, un taglio che guardi al futuro, che guardi verso le giovani generazioni, attraverso uno strumento come quello della graphic novel, del fumetto, che è uno strumento per le nuove generazioni, molto più di quanto non possa essere io, che sono nato a pochi mesi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e sono ovviamente strumenti che utilizzo molto di meno, ma che sono un mezzo di comunicazione, ma poi vi diranno meglio chi sa più di me, come è stato, come è nato questo progetto, come è nato questo prodotto. Abbiamo qui l'autrice da cui è partito il tutto, che ha raccolto le memorie del proprio padre internato militare, e che da quelle memorie, da quei disegni che vedete esposti su quel tavolo in esposizione, è partito questo progetto. Dicevo, lo ricordiamo, ricordiamo Pensiero Acutis, ma lo dirò in poche parole. Pensiero Acutis era nato nel 1924, chiamato alle armi con l'ultimo scaglione del 24, quindi si trovò praticamente senza esperienza di guerra all'8 settembre, tra il circa milione di soldati italiani sui vari fronti, in Italia e sui fronti d'Europa, e dove al momento dell'8 settembre furono sostanzialmente abbandonati a se stessi, e ci furono episodi di resistenza armata. Non dobbiamo pensare che il Regio Esercito, l'esercito italiano, sia, certo, si sfalda per mancanza di ordini, ma soprattutto per opera di ufficiali di non alto grado, cercano con i mezzi che hanno di resistere. E ci sono numerosi episodi, il più noto è quello di Cefalonia, che finisce in modo tragico, ma ci sono molti altri episodi, e sui fronti, diciamo, europei e mediterranei, ma anche sul territorio italiano. La difesa di Roma è uno di questi momenti, ma sono molti altri, di reparti che anche piccoli reparti che anche sulle Alpi o in altre zone d'Italia, al momento dell'armistizio, decidono di
prendere le armi pur, e di combattere contro coloro che, con un piano preciso che era già stato programmato dai tedeschi precedentemente, era la cattura dell'intero esercito italiano. E questi decidono di autonomamente. Poi ovviamente la proporzione di forze e soprattutto la mancanza di coordinamento fa sì che quegli episodi di resistenza, che pure entrano, a mio avviso, a pieno titolo, per molti anni non è stato considerato così, ma entrano a pieno titolo nel fenomeno della resistenza italiana. E quindi è un elemento importante. Pensiero Acutis scrive, sarà catturato, passerà a diversi campi in Germania e in Polonia, e diventerà, come la maggior parte, come gran parte degli internati militari, diventerà quello che poi sono stati definiti uno schiavo di Hitler, cioè mandati al lavoro coatto, non più considerati prigionieri, ma lavoratori forzati. Riuscirà fortunatamente a rientrare e per tutta la vita le sue memorie, scriverà queste memorie, proprio Storia di una rettita, sottotitola, in tempi più recenti. Avrà una sua vita importante, anche con ruoli importanti, soprattutto a livello sindacale, all'interno, prima nel momento della rottura dell'unità sindacale nella libera CGIL, che poi diventerà la CISL, ma avrà sul settore dei poligrafici, e poi diventerà anche un esponente dell'impegno sindacale, ma scriverà anche libri di montagna, che era una delle sue passioni, ma le sue memorie di internamento riflettono un punto, non sono da leggere, ma volevo solo sottolineare intanto questa prima parte del momento dello sbandamento della cattura e del viaggio. C'è un punto che è nodale, e per questo noi consideriamo oggi, nelle storie più recenti della resistenza, l'internamento militare, che riguardò poi una percentuale di uomini che decisero di non aderire alla Repubblica Sociale come momento di resistenza, e quindi, ripeto, considerata appieno in quella che è stata la resistenza italiana in tutte le sue componenti. Ecco, ma Pensiero Acutis, in diverse pagine del suo diario, ci dà un elemento fondamentale. La pressione presso questi militari, che non hanno lo status, come teoricamente avrebbero dovuto avere, di prigionieri di guerra, perché avrebbero potuto godere delle condizioni previste dalle convenzioni di Ginevra. Viene adottata questa forma di internamento militare. L'internamento è una figura giuridica prevista dai trattati, dalla giurisprudenza internazionale allora in vigore, che prevedeva l'internamento di cittadini presenti sul territorio di una nazione, cittadini appartenenti ad una nazione ostile, presenti in un territorio che è in guerra in quel momento. Quindi, se uno era cittadino britannico in Italia, poteva essere internato, e viceversa, un cittadino italiano in Inghilterra, come è capitato anche poi in tutti i paesi, veniva. E non era una forma non confondiamolo con un lager, no? È una forma comunque di restrizione della libertà personale. Ora, questi militari sono considerati internati militari, con un escamotage giuridico che però permetteva ai tedeschi di raggiungere un obiettivo, che era quello poi della occupazione dell'Italia,
piano Alarico, che subito dopo l'8 settembre viene messo in... E l'obiettivo dell'occupazione tedesca dell'Italia è quello di, primo, di allontanare il fronte il più possibile dai confini del Terzo Reich, ma soprattutto un obiettivo economico, di rapinare, possiamo tranquillamente usare questo termine, tutte le risorse economiche, industriali, alimentari e di persone per la continuazione della guerra. Allora, questo obiettivo fondamentale in questo caso viene raggiunto costringendo al lavoro obbligato questi 600.000 uomini che si rifiutano di aderire alla Repubblica Sociale. Un punto importante è che questo tipo di resistenza è una resistenza quotidiana. Avrà dei costi molto alti, perché di questi 600.000 uomini, 40.000 non torneranno. Moriranno per fame, per stenti, per uccisioni, per malattia, in questi campi. E quindi con un costo umano estremamente, estremamente alto. Ora c'è un punto, e poi chiudo e lascio la parola a chi dovrà intervenire nel merito. C'è un punto nelle memorie di Pensiero Acutis, e per questo lo voglio ricordare, dove testimonia di questa resistenza quotidiana. Perché le pressioni che gli inviati della Repubblica Sociale e degli stessi tedeschi fanno continuamente e quotidianamente sui questi militari perché aderiscano alla Repubblica Sociale è quotidiana. Ci sarà una percentuale che aderirà, siamo attorno al 10% sulle truppa, sottufficiali e truppa, e attorno al 20-25% per gli ufficiali. Quindi sulla massa di uomini è una percentuale bassa. Quindi la maggior parte rifiuterà per tanti motivi. Ma c'è un punto dove Pensiero Acutis lo testimonia in modo molto chiaro, dove ad un certo punto sì, tornare in Italia significava ricongiungersi alle famiglie, significava possibilmente avere una condizione dove il freddo, pur in Italia in guerra, dove il freddo, la fame era certamente minore che non in campo di internamento, e significava anche comunque soprattutto riavvicinarsi alle famiglie. Questo non viene fatto, e in queste memorie si dice, Pensiero Acutis dice, ma io ero quasi arrivato al momento di dire sì, mi presento e aderisco. E dice, un mio compagno di prigionia mi dice, ma cosa fai, sei matto? E dice, non lo devi fare. E lui dice, io debbo a lui questa scelta, che era una scelta estremamente difficile, perché era una scelta quotidiana. Sottoposti alla fame, al freddo, alle percosse, al lavoro obbligato, tutto quello che poteva capitare, ecco, il merito di questi 600.000 è stato quello di dire di no. E questo mi pare estremamente importante. Un altro punto, e poi chiudo, è che questa memoria è rimasta per molto tempo, ma come tante altre memorie, è rimasta per molto tempo sotto traccia. È una memoria che è rimasta sotto traccia da una parte perché chi torna da quelle esperienze, tranne poche eccezioni, non vuole raccontare, ma non vuole raccontare anche perché trova la sordità in chi ascolta, in chi non lo vuole più ascoltare. Pensate ad un'Italia che esce sconfitta e distrutta da una guerra e che guarda al futuro, che non vuole più sentire in quel momento le storie del passato. C'è una opera straordinaria di Guardo di Filippo, che è Napoli milionaria, dove questo elemento compare, il reduce che ritorna, che trova una situazione disastrosa, che vuole raccontare, e dice sì, ma vabbè, d'accordo, ma anche noi, di tutti i colori. Chi tornava da quelle situazioni certamente era una situazione peggiore.
Ecco, questo modo di rivolgersi, purtroppo lo facciamo, ringraziare la mia collega Enrica Bricchetto perché ci ha permesso comunque di tenere questo momento, anche se a distanza delle condizioni che vi ho detto. Ecco, volevamo proprio farlo in questa direzione, cioè in un modo che guardasse al futuro. Questo ci pare il miglior omaggio che possiamo fare oggi alla memoria di questo uno degli ultimi testimoni e protagonisti dell'internamento militare come pensiero. Detto questo, lascio la parola adesso, credo. Lascio la parola all'autrice, che non vuole essere chiamata. Chiamo Antonella. Antonella. Sì, Antonella. Allora, lascio ad Antonella. Perché non sono professoressa. Vale. Allora, grazie. La parola. Grazie, grazie mille. Che entriamo direttamente. Sì, prego. Bene, grazie. Allora, io mi chiamo Antonella Bartolo e sono autrice del libro Matite sbriciolate. È la storia dell'internamento militare del capitano Antonio Colaleo, che è mio suocero, cioè il papà di mio marito, il quale dopo l'8 settembre del 43 è stato fatto prigioniero ed è stato deportato nei campi di prigionia di Polonia e di Germania. Da questi campi, ecco, non faccio la storia perché oggi dobbiamo parlare di una parte, cioè dobbiamo parlare del mio libro e di quello che ha poi prodotto incontrando i giovani della scuola Comics di Torino. Mio suocero torna dalla prigionia nell'agosto del 1945 e porta con sé dei disegni che lui aveva realizzato nel corso della sua prigionia con, e qui il titolo del libro, con delle matite che lui aveva sbriciolato nelle tasche. Cosa aveva fatto? Queste matite le aveva portate con sé al momento dell'arresto, perché tutti questi militari, lui si trovava in Grecia, quindi comunque questi militari dopo l'8 settembre saranno appunto praticamente arrestati, verranno privati di tutto, ma lui prende queste matite, però ha il timore che gliele possano sottrarre, perché ai militari veniva, aspetta, non le proiettare perché... Era troppo spoiler. Ho un progetto. Stavo andando libero invece. No. Chiedo scusa, ma fammi segno quando devo. Sì, va bene. Ecco, quello che ti chiederei di fare è di mettere magari il viso di Antonio Colaleo, che così almeno lo conosciamo. Parlo con il sì. Cosa ha fatto Antonio Colaleo? Ha paura che gli vengano sottratte queste matite. Allora che cosa fa? Le spezza, sfila dalla parte legnosa alla parte colorata e le sbriciola nelle tasche, perché in questo modo queste matite perdono di consistenza. E lui ha portato con sé queste matite sbriciolate nelle tasche per tutto il periodo della prigionia e i suoi aguzzini non le hanno mai trovate. Lui ha portato con sé 34 disegni, che alcuni dei quali saranno appunto oggetto della... Quindi li vediamo poi. Ancora adesso. Perché il bello della diretta è questo, al momento che lo sappiamo bene... Perché non ci siamo preparati. Questi 34 disegni... C'è un attimo che c'è una mano alzata? Sì. Allora, questi 34 disegni rappresentano i luoghi in cui mio suocero è stato fatto prigioniero. Un po' troppo forse. No. È stato fatto prigioniero e quindi questi disegni però, come ha anche anticipato il professor Boccarte, siccome appunto lui non aveva piacere di parlare, perché una delle cose che è successa a tutti gli internati militari è stata proprio questa poca volontà di raccontare la loro esperienza. Nessuno parlava, non raccontavano e probabilmente è anche tra le tante ragioni per le quali solo oggi si scopre l'internamento militare.
è stato praticamente un momento per loro così drammatico che anche quando mio socio lo provava a raccontare, lui si emozionava tantissimo. Io lo ricordo con la voce che gli cambiava, con un'emozione fortissima. Questi disegni sono rimasti nel cassetto 70 anni. Quando gli ho chiesto di farmeli vedere, perché avevo curiosità, lui me li ha mostrati con molta riservatezza e quando io gli ho detto ma questi vanno pubblicati, eravamo negli anni 70, non c'era nessuna attenzione né alla Shoah né al mondo dell'internamento militare e lui mi ha detto questi disegni non interessano a nessuno e li ha riposti lì. In realtà poi ho insistito, sono riuscita a farmi fare delle didascalie, però lui poi è mancato alla fine degli anni 90 e io soltanto da qualche anno poi ho deciso di riprendere questi disegni. Ecco, io volevo appunto mostrarvi, e adesso posso andare a te, okay. Perché innanzitutto vorrei dirvi questo. I disegni con le matite sbriciolate sono dei disegni che fanno meno orrore. Fanno meno orrore perché sono disegnati coi pastelli. Qualcuno mi ha detto questo ed è possibile, adesso ci sono degli studenti della scuola, potrebbero aiutarmi a capire se la consistenza del pastello rende tutto molto morbido, molto attutito. Certo è che questi disegni non sono come molti disegni che hanno raccontato il lager, non rappresentano delle immagini dure, violente, non c'è la morte, non c'è la sofferenza. C'è probabilmente l'intento di rappresentare quella realtà. E infatti qualcuno ha parlato di desiderio di non lasciarsi contaminare. Vedrete tra un po', questi disegni hanno una caratteristica. Come vi ho detto, non sono dei disegni duri, violenti, non si percepisce la sofferenza, però rappresentano questi ambienti che sono cupi, ventosi, tanto nordici. Allora, io che cosa ho fatto? Ho rubato le parole di una persona, un grande giornalista, un grande scrittore, che ha condiviso la prigionia con mio suocero, che è Giovannino Guareschi, il quale nel suo libro Diario Clandestino descrive proprio queste immagini. Allora, possiamo andare. Vi leggo. Qualche giornata di sole. Come un miracolo. E poi tutti gli altri giorni freddo, pioggia, vento. Un vento rabbioso che sfilaccia le nuvole come lana. Un enorme, incessante conflitto di nuvole nere e di nuvole bianche, in un cielo basso e sconfinato. Non ho mai visto un cielo così incombente, così ampio. Qui infatti la terra è piatta e deserta, come una lastra di marmo, e nessun ostacolo si frappone all'occhio. È un piano che taglia nettamente la sfera celeste e chi vive in queste lande ha l'idea di trovarsi sotto un'immensa calotta di cristallo. In un punto del campo le baracche si diradano e una pozzanghera vi assurge quasi alla dignità del laghetto per le sponde alte e un paio di metri e per l'erba che verdeggia in fondo. In riva all'acqua nera, ferma e untuosa come catrame fuso. In questo laghetto, siamo a San Bostel, d'inverno questo laghetto si ghiaccerà, ma d'estate, quando sarà tutto asciutto, gli internati vanno a rovistare per cercare animaletti, radici di cui sfamarsi. Io andrei avanti, perché lasciamo stare, adesso lasciamo riposare Guareschi. Queste sono delle immagini, possiamo andare avanti, che fanno parte di questo mio libro. Io l'intento era proprio quello di pubblicare queste immagini. Questa è la chiesetta, è una cappella che è stata adibita a chiesetta. Prima vi ho detto sono rimasti tutti nel cassetto, in realtà no, soltanto questo disegno, come fosse un ex voto, è stato l'unico disegno che in casa di mio suocero veniva esposto con una cornice rossa, io lo ricordo benissimo. Bene,
Io ho fatto anche poi una ricerca, questo per dimostrare che queste immagini erano, questi disegni avevano proprio questo intento, quello di documentare. Sulla rete ho trovato alcune fotografie che ho abbinato ai disegni e che sono queste, come vedete, questo è il disegno in alto, trovate il disegno, che è il campo di Wietzendorf, e sulla rete ho trovato una fotografia che rappresenta il campo di Wietzendorf. Questa è la chiesina, come vi ho fatto vedere, e questa è una fotografia di un autore anonimo che ho trovato su un libro, e in questa chiesina, come vedete, ci sono delle perfette corrispondenze, ci sono punti luce, c'è la Madonna dell'internato, ci sono dei prigionieri che sono inginocchiati, e infatti lì c'è una sorta di pedana dove presumibilmente i prigionieri erano inginocchiati. Solo un'ultima immagine, che è questa. Questa è una bellissima raccolta di di una settantina di autori, tra cui c'è appunto Antonio Colaleo, che è stata raccolta da questa insegnante Paola Cintoli, e ci sono tanti autori, anche diciamo di fama, c'è anche appunto Guareschi, che hanno rappresentato i dati. Bene. A questo punto, però, vi devo raccontare un'altra cosa, e cioè che dopo la pubblicazione di Matite Sbriciolate, io avevo una preoccupazione, e quella cioè di raccontare questo soprattutto ai bambini. Io pensavo ai miei nipoti, sono la nonna di quattro bambini, e io ho tentato di raccontare loro questa storia, ma era difficile. Allora... ho pensato appunto di scrivere questa storia di nonno Antonio per i bambini. Non era impresa facile, perché io non sono un'esperta di letteratura per l'infanzia, ho letto molto, mi sono confrontata con le amiche insegnanti, qui c'è una mia amica che mi ha dato veramente un grande aiuto, e ho deciso di scrivere questa storia a un certo punto confrontandomi anche con i bambini. Grazie all'aiuto della mia amica Pina Pertusi sono andata in classi della scuola elementare di Chieri, perché io abito a Chieri, e mi sono confrontata con questa storia che io ho, ho inventato, dove evidentemente la cosa più importante dovevano essere i disegni che trasmettevano quella memoria. Allora io ho ideato la storia, che si muove attorno a due fratelli, una sorella, una bambina che si chiama Agata e il fratellino che si chiama Nicola. Li ho immaginati in un certo modo, cioè la bambina con i capelli rossi, il fratellino un po' più piccolo con degli occhialoni grandi, e ho inventato la storia di due fratellini che trovano questi disegni del loro bisnonno, e la più grande, che ha sempre un po' l'aria un po' da maestrina, racconta al fratello più piccolo la storia di questi disegni, e quindi racconta la storia del nonno e trasmette al più piccolo la memoria attraverso i disegni. Quindi il disegno era centrale, secondo me. Cosa difficile, per me è stato anche difficile, essere certa di quello che stavo facendo. E allora i bambini mi hanno aiutato. I bambini di queste scuole di Chieri mi hanno dato dei consigli, sono state ad ascoltare. Io avevo trovato la formula del finale aperto, perché secondo me io non ero tanto convinta del finale, quindi a questo punto ho deciso che il finale lo volevo discutere con i bambini, e mi hanno aiutato veramente tantissimo. Quando ho deciso poi di entrare, di sottoporre il mio testo, quindi con questi due bambini che incontrandosi raccontavano la storia di questi disegni, e sono entrata nella classe, era l'ultima classe della scuola per illustratori, io ho provato veramente una grande emozione, perché per me è stato quello veramente il momento in cui io ho avuto
la sensazione di passare un testimone. Perché guardate, quando ho parlato con i bambini, io in realtà avevo chiesto loro un aiuto, volevo confrontarmi con loro perché erano loro gli utilizzatori. Però quando sono andata nella scuola Comics, io ho detto: ragazzi, questa storia oggi è vostra. E loro sono entrati nella storia, sono diventati protagonisti, sono entrati nei disegni, era quello che io volevo. Cioè questi ragazzi sono entrati nelle barche, sono entrati in quel mondo freddo, gelido, hanno messo i piedi nella neve, sono entrati nella storia. E quindi, voglio dire, era proprio quello che volevo. Era veramente il mio passaggio del testimone. Ma altra emozione è stato quando alla fine del corso, alla fine dei 6 mesi, io ho detto: ma abbiamo fatto un confronto anche lì, sempre da remoto. Oggi vedo qualche studente, ma in realtà quando sono entrata in classe si poteva ancora essere in presenza. Successivamente abbiamo dovuto fare tutto da remoto. Quando a questi ragazzi ho chiesto: ma come vi siete sentiti? Loro mi hanno dato un'altra forte emozione, mi hanno detto: noi ci siamo resi conto che stavamo facendo una cosa importante. Allora, questo voleva dire che la storia dell'internamento militare, ma la storia di nonno Antonio, di Antonio Colaleo, era già loro, quindi loro erano già i futuri militanti della memoria. Allora, su questa mia altra emozione, io vorrei passare il microfono al vice direttore della scuola Comics, perché vorrei da parte sua un commento, una osservazione su questo modo di, diciamo, su questa procedura che noi abbiamo seguito, che a me ha dato tantissime, tantissime emozioni e anche delle suggestioni forti, ma che appunto vorrei sapere come è stata vissuta anche dalla scuola questa esperienza. Assolutamente, grazie. Grazie a tutti voi che siete qua presenti, grazie a chi ci sta seguendo appunto da casa. Continuiamo appunto con questo discorso. Grazie mille. Io appunto sono Manfredi Toraldo, sono il vice direttore della sede di Torino della Scuola Internazionale di Comics. Contestualizzo solo un secondo la cosa, perché la Scuola Internazionale di Comics è una scuola un po' particolare, una scuola professionale che insegna a lavorare nel mondo della creatività, sia della creatività tradizionale che della creatività digitale più moderna. Non insegna a fare solo fumetti, insegna anche a illustrare, insegna a fare animazioni, insegna a lavorare col 3D, insegna tante tante cose da un punto di vista professionale, e questa è una cosa molto importante. Come giustamente è stato detto prima anche dal professor Boccalatte, è fondamentale arrivare al pubblico più giovane quando si affrontano certi argomenti. Mi permetto di fare una piccola digressione. Io sono nato negli anni 70, ho vissuto appieno gli anni 80, ho vissuto un periodo in cui ancora era normale vedere una forte ripresa nell'ambito dell'intrattenimento, di tutto quello che era stata l'esperienza comunque della Seconda Guerra Mondiale. Chiunque si ricorda che tra anni 70 e 80 la televisione era piena di film sulla Seconda Guerra Mondiale, ogni più sospinto si cita la Seconda Guerra Mondiale, anche nelle opere di fiction più assurda, pensiamo in Indiana Jones, i nemici erano i nazisti, c'era sempre comunque una continua reiterazione di questo messaggio che ci voleva ricordare che effettivamente in un certo periodo nel mondo è successa una tragedia enorme che tutto il mondo ha subito e che andava ricordata. Questa cosa qua ha permesso a chi appunto è stato bambino negli anni 70 e 80, come il sottoscritto, di continuare a ricordare questa cosa. Nel novero di un periodo come quello che stiamo vivendo adesso, adesso nello specifico, proprio questi giorni in cui cominciamo ad avvicinarci proprio al giorno della memoria,
e oggi appunto questa iniziativa, questo incontro proprio legato alle iniziative legate al giorno della memoria, il concetto appunto di memoria diventa centrale perché questa cosa qua, un po' come succede per tutte le cose di moda, no? È stata una moda, ha un po' stufato, ormai mi permetto di dirlo in senso un po' ironico, ma anche triste, i nazisti non sono più di moda, nel senso non si usano più un certo tipo di contestualizzazioni storiche per raccontare avventure, storie e soprattutto per raccontare la storia con la S maiuscola. E a tutti i bambini degli ultimi 20 anni almeno, e in realtà anche un po' di più, fondamentalmente queste cose sono diventate ormai un qualcosa che non esiste più nella natura, nel ricordo appunto della storia. E io personalmente, che sono molto legato a questi fatti, sono molto triste di ciò, perché è fondamentale continuare a ricordarsi di questi avvenimenti, è fondamentale, man mano che si va avanti, parlarne sempre di più, anche perché purtroppo, come giustamente è stato dimostrato dalle parole prima del professore, sia i diretti responsabili da una parte, ma soprattutto le vittime, le persone che hanno purtroppo subito questo in prima persona, i testimoni non ci sono più, o perlomeno stanno cominciando a sparire. E quindi noi abbiamo il dovere morale di continuare a far riverberare questo ricordo, questo messaggio, è fondamentale. Ed è fondamentale che questo arrivi soprattutto alle persone più giovani, ai bambini, perché si ricordino che queste cose sono capitate, purtroppo capitano anche ancora tuttora in tante parti del mondo, non dimentichiamocelo, e l'unica maniera per poter cercare di evitarle è quello di sapere che ci sono state. Quando Antonella è venuta da noi a scuola, la proposta ci ha fatto veramente molto piacere, perché ci dava appunto la possibilità, come scuola, di partecipare direttamente a un progetto che non fosse unicamente una prova didattica, non fosse semplicemente un dare in mano ai nostri studenti qualcosa per dire vabbè, impara a fare questa cosa come se effettivamente tu ti rivolgessi a un pubblico, ma falla veramente. Cioè cominciamo a lavorare su qualcosa che è veramente un progetto che arriverà in mano alla gente. E questa è una cosa fondamentale, perché è fondamentale ovviamente da un punto di vista didattico, perché si impara a lavorare veramente, ma è fondamentale perché si lavora con un argomento importantissimo, qualcosa su cui non si può assolutamente commettere errori. E non è facile, perché non è assolutamente facile parlare ai bambini, non è facile arrivare comunque ai bambini con un messaggio in un'epoca in cui fondamentalmente ai bambini si vuol far credere, in un'età in cui ai bambini si vuol far credere che il mondo sia un bel posto, si devono fidare degli adulti, si devono fidare dei loro genitori, si devono fidare di tutto ciò che li circonda in maniera da poter proseguire nel loro percorso, invece dire i mostri non è vero che non esistono, non è vero che i mostri sono sotto il letto e sono solo finti. Purtroppo ci sono stati e ci sono tuttora anche dei mostri veri, ma impara a riconoscerli, impara a sapere che ci sono, per poter finalmente poi sconfiggerli. Questa cosa è una cosa fondamentale, non è assolutamente semplice, e noi abbiamo adorato il progetto appunto di Antonella Bartolo, perché questo ci permetteva appunto di lavorare su un progetto così importante. E come è stato sviluppato? È stato sviluppato intanto facendo lavorare un'intera classe su queste cose. Torno a far vedere un attimo anche al pubblico che ci segue da casa le immagini che già prima stavo condividendo. Questa è un'impaginazione, quella che si chiama in gergo tecnico una RAF, cioè una sorta di layout, una prova di impaginazione di quello che potrebbe essere il libro finale dedicato ai bambini. All'interno di questa impaginazione sono inseriti i lavori di un po' tutte le persone collegate, quindi tutti gli studenti e le studentesse che hanno lavorato a questo progetto. Infatti vedete anche stili diversi, che è volutamente importante anche far distinguere,
E questo è più o meno quello che potrebbe essere un aspetto più o meno finito appunto del libro. In questi lavori qua noi abbiamo colto, anzi, a monte, siamo stati molto contenti di vedere che i nostri studenti hanno partecipato in maniera così sentita a questo lavoro. Quello che dicevi appunto tu prima, Antonella, il fatto che comunque loro l'hanno vissuto veramente e vedendo anche solo appunto come all'argomento sulla difficoltà, sull'importanza di questo discorso, gli studenti che sono presenti qui in sala appunto annuissero prima, perché è stata veramente la dimostrazione di quanto sia stato percepito positivamente come lavoro, sia stata sentita l'importanza di tutto ciò. E personalmente, da insegnante, che ammetto, io non ho partecipato direttamente a questa cosa, per piccola curiosità, io insegno sceneggiatura, io scrivo fumetti, non partecipo al corso di illustrazione, quindi non ho potuto partecipare poi direttamente nella zona, nella parte didattica di questo lavoro, però ho potuto vedere i risultati man mano che si andava avanti. Però una cosa che sicuramente ha colpito tanto tutti noi, un'idea che io ho trovato splendida, è stato vedere come siano stati in tantissimi casi proprio implementati anche i disegni originali all'interno di quelle che sono state le illustrazioni dei ragazzi. Che ragazzi e delle ragazze, in questo caso tra l'altro Giulia chiaramente è una delle ragazze, all'interno poi dell'impaginazione stessa, perché comunque se i due protagonisti della storia devono scoprire il tutto attraverso questi disegni realizzati appunto con le matite sbriciolate, era importantissimo che questi disegni in qualche maniera si vedessero. Questa per esempio, tra l'altro Sara Mancuso che è anche qui presente appunto con noi, è proprio il disegno della chiesa che prima appunto, della cappella che prima sottolineavi, quindi questo, i bambini proprio che vivono l'atmosfera di questo disegno in prima persona, perché sono proprio al suo interno. Io questa cosa qua la trovo veramente splendida. La trovo splendida perché, per esempio, ai bambini si può parlare in tante maniere diverse. L'importante, piccola parentesi, è non parlare mai a loro come se fossero degli stupidi. Uno dei più grandi errori che si possa fare è trattare i bambini come se fossero degli stupidi, che le cose non le possono capire. I bambini hanno una grande intelligenza, semplicemente diversa da quella degli adulti, spesso molto più, più pronta a comprendere le cose, proprio perché non hanno tutte le sovrastrutture che abbiamo noi adulti. È impressionante molto spesso parlare con i bambini ancora di più di queste cose, proprio perché sono in grado di capirle tantissimo. Una cosa che è molto interessante è quando si parla ai bambini di queste cose, facendogliele vivere in maniera, in qualche maniera diretta, facendogliele capire, facendogliele vivere come se fosse appunto una storia, come se fosse un'avventura. Queste cose qua, in questo libro, noi le vediamo. È bello il lavoro di Antonella, è bello come hanno comunque realizzato le cose i nostri studenti, noi ne siamo molto contenti. C'è stato ovviamente, perché una scuola è anche quello, è un lavoro anche da parte degli insegnanti di aiuto a tirar fuori il meglio, ma direi che decisamente le cose hanno trovato un ottimo sviluppo. E questo incontro è fatto, mi permetto di dire, proprio in funzione di far capire quanto sia importante appunto parlare con i giovani di questi argomenti, di quanto sia difficile farlo, ma anche di quanto sia possibile farlo. E questa è una cosa fondamentale. E i risultati di questi disegni, secondo me, rendono veramente l'idea di quanto sia possibile, soprattutto. E a questo punto, in realtà, però, io lascerei di nuovo a te la parola, Antonella, per il discorso della questione di questo libro. Questo libro adesso sta cercando un editore, vero? Sì, volevo soltanto tornare un attimo a qualche immagine, per esempio mi piace quello della chiesina, quella è poi l'immagine che io amo molto perché, come vi ho detto, è l'unica immagine che io ho visto da sempre in casa di mio suocero.
perché diciamo che quello che io avrei voluto e che sono riuscita a, a concretizzare con questo lavoro, per questo io adesso devo ammetterlo, quando ho ricevuto questi disegni io mi sono commossa, perché era proprio quello che io avevo nella testa, e cioè che il disegno fosse il mezzo, fosse lo strumento per poter passare, avere questo passaggio da me ai ragazzi, dai ragazzi ai bambini. E quindi era centrato, loro erano entrati, erano diventati protagonisti, ma allo stesso tempo avevano lasciato quello che doveva essere il passaggio, la storia che si conclude, i due ragazzi, i due bambini, che nello scoprire questi disegni raccontano la storia del nonno, quindi la fame, le violenze, eccetera, però le raccontano come una cosa loro, che appartiene alla loro storia, perché è del loro caro, e la storia si conclude dicendo, la ragazzina dice al più piccolo, adesso tu la conosci questa storia e la puoi anche tu raccontare. Quindi essere riusciti a trovare una, come dire, una perfetta coincidenza con quello che io avevo nella testa e quello che i ragazzi avevano realizzato, io dico, è come un sogno che si realizza, non so, forse è un po' ingenuo quello che io sto dicendo, no. Però nella testa io avevo proprio in mente questo, cioè che questi disegni tornassero a vivere, perché quello che succede quando i bambini si passano i disegni, e io l'ho visto in quell'immagine, io ho avuto proprio idea di quello che stavano facendo i bambini mentre scrivevo la storia. O quando i bambini sono lì, che guardano le baracche, e le osservano tristi, perché hanno una faccia triste, cioè, ma questi vivevano qui, era proprio quello che io immaginavo. Cioè, volevo proprio che i disegni tornassero a vivere. Mio suocero sarebbe molto contento, visto che li ha lasciati 70 anni nel cassetto, oggi ritornano a vivere. Rispondo alla tua domanda, sì. Allora, il libro Matite sbriciolate è stato, non è una novità editoriale, è stato pubblicato nel 2017 da una piccola casa editrice di Chieri, la Baidano Matta, e poi ripubblicato dall'editore Rubettino. Facciamo magari vedere anche a casa il libro. E questo è il libro, da cui è tratta questa storia. Mentre sul libro io faccio una indagine anche sull'internamento militare, perché dovete sapere che quando io ho cominciato a scrivere questa storia dell'internamento militare io non sapevo nulla. Perché mio suocero non raccontava, perché la storia, come abbiamo visto, poco ha raccontato dell'internamento militare. Quindi alla fine questo lavoro, che era stato per me l'occasione per pubblicare questi disegni, man mano che io leggevo testimonianze, racconti, mi lievitava sotto le mani come la pasta del pane, io dicevo, perché in realtà c'erano tante storie, tanti eventi bellissimi a cui non volevo rinunciare, soprattutto storie che non conoscevo. Questa è un'altra cosa. E oggi, appunto, è soltanto una proposta editoriale. Noi siamo interessatissimi alla possibilità di poter pubblicare, quindi se ci fosse qualche editore interessato a pubblicare questo lavoro, naturalmente sarebbe ancora un altro passaggio di un sogno che si realizza, che si concretizza. Ecco, volevo riprendere, mi piacerebbe poi sentire gli interventi di chi è presente e soprattutto delle generazioni più giovani che hanno lavorato poi a questo progetto, no? Ma mi volevo sottolineare un aspetto che mi pare estremamente importante, che è molto chiaramente emerso dalle parole sia di Antonella che di Manfredi. Essendo io, credo, il più vecchio in questa sala, credo di avere, cioè possiamo chiedere di darci del tu così. Ma certo. Con molto, molto piacere. Grazie. Essendo più vecchio così. Ma ecco, un punto fondamentale, che mi pare sia quello che è stato sottolineato,
fatto proprio del passaggio di testimoni, ma anche parlando di bambini della scuola elementare, ma anche il fatto che sia necessario, certo, partire da un documento, ma coinvolgerli, come è stato giustamente detto, nella propria esperienza. Sì. Chiarisco meglio con un esempio. Molti anni fa, 25 anni fa più o meno, l'istituto aveva organizzato con la Fondazione Auschwitz di Bruxelles un convegno su come insegnare la Shoah. Quindi siamo in un ambito comunque dei grandi fenomeni dell'universo concentrazionario della Seconda Guerra Mondiale, no? Era venuto uno scrittore, morto una decina d'anni fa, Giorgiani, che aveva raccontato un volume molto bello, anche divertente da leggere, per violino solo, la sua esperienza di bambino, 9 anni aveva, ebreo, nel 43, che viene nascosto in un collegio religioso, insomma, non ricordo se avrà, o comunque fuori Torino, no? E Zargagni aveva raccontato questo episodio. Aveva detto: beh, sono stato chiamato l'anno qualche anno prima a parlare del giorno della memoria la mia esperienza rispetto alla Shoah in una scuola della periferia, quella di Tavarocco, no? E in una scuola dove si trovavano bambini, credo fosse una terza, una quarta, di provenienti da diverse parti del mondo, quindi anche con estrema difficoltà proprio per la differenza di cultura, di esperienze, di confrontarsi. E dice: io mi sono posto il problema di cosa racconto. E non poteva certamente partire dall'alto. Allora ha usato una tecnica che mi pare molto efficace, ma che si avvicina molto su un altro terreno, ovviamente, perché qui siamo sul terreno dell'immagine, e aveva cominciato a chiedere il significato di alcune parole. E chiedendo: sapete cosa vuol dire questo termine? Cosa vuol dire quest'altro? Cosa vuol dire questo? Qualcuno sì, qualcuno no. Ed era arrivato però ad un termine che era nostalgia. Bambini di 7-8 anni, termine nostalgia può essere difficile. Sì, non chiarissimo. Non chiarissimo, chiaramente. E però mi dice dove era nato il momento, diciamo, di collegamento e di empatia. Da una bambina che dal fondo della classe diceva, probabilmente centroafricana, che aveva alzato la mano e aveva detto: sì, io lo so. E gli ha detto: beh, allora sì, lo so, perché mio nonno parla sempre di village. Allora vuol dire creare un momento di collegamento e di empatia con un'esperienza diretta, perché altrimenti tutto scorre come acqua sulla pietra. Mentre se c'è un coinvolgimento come qui c'è stato, ecco che allora le cose. Questo mi pare una lezione importante, no, per tutti noi da tenere presente, perché questo è soprattutto a distanza ormai da quegli avvenimenti, 3 e passa generazioni, e con generazioni che vivono in un mondo che è totalmente cambiato rispetto, non solo perché la guerra è finita, ma posso proprio dalla mia esperienza personale, quando io avevo l'età appunto della scuola elementare, il mondo era radicalmente diverso, insomma, certo, in tutti i sensi, no? Certo. Ecco, allora questo momento di creare dove si parte dall'esperienza diretta di ogni singolo bambino, ed è giusto quello che tu dicevi, cioè bisogna considerarli non come dice io ti racconto perché tu non sai niente, no? Questo è no, infatti bisogna proprio rivolgersi alla loro sensibilità. Esattamente. Creare empatia, giustamente dicevi prima. Questo credo sia una lezione estremamente. Sono d'accordissimo. E mi piacerebbe adesso sentire se ci sono delle domande. Chi ha lavorato
che questo anche è giusto, se appunto... che però devi avvicinarsi. Sì, perché... però io lascio il posto così. No, mi metto io qui perché se no poi non si sente. Se no non viene inquadrata. Vieni Sara, non essere timida. Ciao a tutti, io sono Sara Mancuso. Voce. E ho partecipato con i miei compagni al progetto. Io ho seguito il corso di illustrazione della Scuola Comics, ho finito l'anno scorso e questo è stato il primo progetto dell'anno, quindi abbiamo iniziato in bellezza con un progetto leggerissimo. Ma in realtà tutti all'inizio eravamo abbastanza spaventati perché comunque si tratta di un argomento delicato e non è facile cercare di renderlo attraverso immagini. E infatti mi ricordo che all'inizio ero molto preoccupata perché avevo paura di diminuire un po' quella che è stata la storia di Colaleo e avevo paura attraverso, non so, magari la realizzazione di personaggi un po' più infantili, un po' più pupazzi, di rendere tutto troppo leggero, però poi in realtà pensando sempre, mettendosi nell'ottica di dover raccontare a dei bambini, è importante cercare di entrare proprio nel loro mondo per far sì che poi il messaggio arrivi nel migliore dei modi. E quindi c'è stato, almeno nella prima parte del progetto, il lavoro è stato incentrato soprattutto su questo, e infatti c'è stato lo studio poi dei personaggi, dei vari colori da utilizzare, però è stato uno dei progetti più belli del triennio, in primis perché comunque ci siamo interfacciati con una realtà vera e propria, con un progetto, come dicevi tu, non immaginato. Un progetto realistico, esatto. che usciva dalla scuola, non era semplicemente un progetto didattico. E quindi la responsabilità era maggiore per questo motivo e anche perché ci siamo portati a carico la storia con l'obiettivo poi di speriamo di poterla condividere. Poterla realizzare. Ecco, volevo farti una domanda. Io nel momento in cui appunto sono venuta in classe, io mi sono anche resa conto che davo agli studenti dei paletti che erano proprio i disegni. Per me i disegni dovevano essere centrali, perché come ho detto era il filo conduttore, era il valore anche della, diciamo, della ricerca. Ecco, ma ti chiedo, questo è stato un limite per la vostra, lo chiedo a te, per la tua creatività? Lo hai sentito come un condizionamento o no? Perché ho avuto sempre questo dubbio e adesso ti chiedo ma di... Ma in realtà no, per me più che altro è stata una sfida di mettersi in gioco, ma non in maniera negativa. Perché è diventato anche, diciamo, divertente cercare il modo magari più originale per inserire i disegni e valorizzarli, non magari concentrare l'attenzione sul personaggio, sul paesaggio, ma dare importanza anche ad altro. Secondo me no, non è stato un limite assolutamente. L'unico limite, ma non c'entra con la mia incapacità di usare Photoshop, è stata inserire proprio graficamente le immagini in alcune tavole. E infatti ho dovuto stampare, tagliare, incollare. Ho imparato anche da quel punto di vista perché mi sono cimentata con programmi che non avevo mai usato. La scuola sarebbe proprio quello. Allora posso chiedere un'altra cosa per una grande curiosità. Nel tuo disegno, oltre che i bambini, ci hai girato un gatto. Ma perché? Questo gatto che si arrampica dappertutto. Perché? Come fanno normalmente i gatti d'altronde? Ma perché pensa, di solito nei libri per i bambini questi elementi possono essere, coinvolgerli maggiormente e diciamo essere così elementi divertenti che però interagiscono con i personaggi e che quindi così possono essere curiosi, simpatici, poi vabbè io accattivanti, sì. Poi c'è l'amore per i gatti, dove posso inserirli? Ah, ok, è una passione. Esatto. Serve molto,
irrefrenabile. Serve molto a creare empatia. Tra l'altro ricordo, piccola nota da insegnante, c'è tutta una serie di cartoni animati giapponesi dedicati ai grandi classici della letteratura, che è quello nel quale si possono inserire cose che vanno da Pollyanna al Libro Cuore, dove sono sempre inseriti degli animali che non esistono nei racconti originali, che servono proprio per permettere ai bambini di immedesimarsi meglio nella storia, di avere un'empatia differente e maggiore rispetto a quelli che sono i classici e soli personaggi umani. Quindi da questo punto di vista è stata un'ottima intuizione quella di Sara. Sì, perché poi così come i bambini, anche lui partecipa un po' allo studio di questi disegni, è come se imparasse anche lui la storia del nonno. No, esatto. E infatti poi nell'ultima tavola, dove diciamo Agatha passa la parola a Nicola, nella speranza che possa anche lui iniziare a condividere questa storia, c'è anche il gatto che impara. Esatto. Quindi abbiamo passato disegna anche lui, perché con la zampetta anche disegna. Esatto, una roba. È vero, poi i gatti non sarebbero mai... No, insomma, qualunque gatto avrebbe già ammazzato il bambino, grazie, ma quello è un altro discorso. Ci piace comunque immaginarli così, i gatti. Cosa che... ma... Grazie, Sara, è stata una breve. Io, guarda, una cosa ci tengo a dirlo, ma Sara, scusami, ma io adoro veramente due disegni tra i tanti tuoi. Uno è questo qui, che infatti è stato scelto molto spesso anche per la comunicazione di questo progetto, perché mi piace molto appunto il simbolo di questi bambini che entrano nella storia in maniera appunto metatestuale, entrano poi nella libreria, quindi con tutto il concetto di entrare appunto nella libreria, nella sì, comunicazione. Comunque stessero cercando di imparare una realtà che era molto più grande rispetto a loro, essendo dei bambini si confrontano con qualcosa che è tanto più grande rispetto a loro, e quindi pian piano che si addentrano nella storia si fanno sempre più piccoli e hanno modo di interagire in maniera più diretta con i disegni, con in questo caso la foto. Trovato veramente molto bella, come ho trovato molto bella, infatti prima lo tenevo molto sullo sfondo mentre parlavamo, questa immagine qua, che è proprio quella che dimostra la differenza tra il mondo a cui si è abituati, non solo da bambini ma anche da noi, che ormai siamo viziati ad avere tutte le comodità e tutto a portata di mano, e quello appunto di chi ha vissuto nei campi di prigionia che appunto racconta una realtà completamente diversa. Questo disegno lo trovo veramente molto bello, proprio perché fa capire la differenza tra i due mondi, quindi è un disegno su cui ti faccio i miei complimenti, assolutamente. Sono forse i due disegni che mi piacciono di più in assoluto di tutto questo lavoro. È arrivato un messaggio in chat che magari è una domanda. Ah no, sono complimenti per i disegni da Albert 000. Perfetto. Grazie. Devo dire che in questo momento ci sono anche le insegnanti delle scuole elementari di Chieri che ci stanno seguendo, perché purtroppo i bambini in questo momento sono appena usciti da scuola oppure sono in DAD, ma che io le voglio ringraziare, perché loro hanno fatto anche un lavoro di preparazione prima che io andassi da questi bambini. Hanno raccontato la storia di Matite Sbriciolate, quindi in realtà li abbiamo anche abbastanza preparati, e oggi che sono in quinta, perché quando sono andata da loro i bambini facevano la terza elementare, oggi sono in quinta e sono molto contenti di poter anche vedere realizzato. Quando sono andata da loro c'era soltanto un testo, oggi c'è un testo e ci sono delle illustrazioni, quindi diciamo i bambini che hanno collaborato a questo progetto, sì, è una bella fase di realizzazione di un progetto. È arrivata una buona domanda, secondo me, in chat, appunto da casa ci chiedono a che età è dedicato questo libro, cioè qual è il target di questo. Allora, io l'ho immaginato libro per bambini dai 6 ai 10 anni, perché sono quelli i due protagonisti hanno questa età, e quindi ho immaginato per questa. Certo, si può anche, diciamo, la storia deve essere letta da qualcun altro per bambini un po' più piccoli, certo. Però la fascia d'età è quella. Ok, perfetto. Diciamo che l'editoria che divide a fasce d'età
diciamo, la progettazione di testi e di illustrazioni già prevede questa fascia, quindi io l'ho immaginata per questo. Perfetto, sì, sì, perché appunto qua c'è un discorso di divisione in fascia già editoriale, quindi appunto le richieste sono queste, assolutamente. Poi in realtà se c'è un aiuto da parte dei genitori, una collaborazione nel leggere la storia, anche magari qualcuno di un pochino più piccolo può sicuramente apprezzarla. Sì, sì, perché molto... chiaramente ci sono le immagini, aiutano direttamente, quelle che sono fondamentali. Ah, c'è stato appena detto da Natasha Mulas che i bambini della quinta D hanno votato proprio i due disegni citati prima come quelli che piacciono di più. Sì, perché adesso io non volevo dirlo, perché secondo me in questo applauso della critica del pubblico in questo caso. Allora, Natasha è una delle insegnanti che mi ha coadiuvato nella... Sì, 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 sì. E devo dire che quando c'è stato il momento di, diciamo, fare la selezione, io non volevo dirlo, lo dico adesso, di fare la selezione, io mi sono resa conto che non ero in grado di fare questa scelta, oppure che comunque sarebbe stata una scelta troppo limitata. Allora ho istituito una commissione, ho istituito una commissione di maestre, mamme, nonne, bambini, quindi in realtà poi come dire, mi hanno aiutato poi a poter individuare, come dire, la mano che poteva essere più vicina anche alla loro sensibilità, alla loro realtà. Bene, beh, comunque appunto direi che il progetto sia molto 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 piacevole, molto bello, i disegni sono splendidi, la storia è interessantissima e va assolutamente raccontata, va letta. Cercasi editore. Esatto, adesso è solo questo. Editore cercasi. Gli editori devono solo farsi avanti. Che... No, anche perché questa storia, solo se si presenta un editore, può diventare anche lì un passaggio del testimone. Esatto. Perché se no rimane, che già per me il raggiungimento di un obiettivo, diciamo un obiettivo a cui non potevo mai sperare o ambire. Quindi già c'è, già aver realizzato questo. Però nel momento in cui si dovesse presentare un editore, questa cosa diventa disponibile per tutti. Vale sicuramente la pena, anche perché appunto il libro per gli adulti, diciamo così, appunto, diciamo un pochino più universale per un pubblico un pochino più adulto, comunque c'è già, e anche quello è un libro che va assolutamente letto, però appunto quello lo si può già trovare, e questo bisogna fare in modo appunto che possa essere trovato. Esatto, assolutamente. Va bene, professore, le vuole chiudere perché... Intanto, grazie mille, Sara. No, volevo tanto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato in presenza e a distanza, e sono l'ultimo intervento mi ha particolarmente interessato perché ha messo effettivamente a fuoco questo modo di rapportarsi con l'età più giovane, no? Perché il problema è, cioè, brevissimamente, è questo passaggio di testimone significa un passaggio di conoscenza, perché altrimenti noi ci troviamo poi di fronte, purtroppo, ad un deficit di conoscenza diffusa che è pericoloso. Che è pericoloso per tanti motivi, ma soprattutto perché significa, incide direttamente sulla democrazia di un paese. Perché il cittadino che conosce è un cittadino consapevole, in grado di fare, poi farà le scelte che deciderà, che vorrà, si deve imporre un certo modo di vedere. Però la conoscenza è dispersa. Allora, questo mi pare un punto, e a quella fascia di età iniziare attraverso poi quello che può essere un curriculum verticale, proprio in questo caso di storia, è importante, è estremamente importante, ed è un ragionamento che merita di essere proseguito. Io credo che anche per la
riedizione del volume, credo che al, non posso ovviamente impegnarmi per il Polo del Novecento, perché tra l'altro cambierà il prossimo direttore a breve, e perché l'attuale direttore ha finito il periodo previsto dallo statuto. Ecco, però credo che all'interno di una, come dire, una programmazione futura del Polo possa trovare posto proprio in direzione di questo passaggio di testimone alle generazioni veramente più giovani. Però è fondamentale che alcuni principi base siano nascono in quelle fasce di età, insomma. Non possiamo fare. Dobbiamo puntare su di noi. Dobbiamo puntare effettivamente con gli strumenti, perché questo è una cosa fondamentale. Credo che quanto ci siamo detti oggi, credo sia importante anche in ricordo di Pensiero Acuti, perché credo che un momento del genere gli sarebbe piaciuto. Certo. Sicuramente, sicuramente. Ma io ricordo tra l'altro che un'idea sarebbe quella poi più avanti, quando la situazione sarà anche più facile per la presenza diretta delle persone, appunto, non solo attraverso uno schermo, ma anche dal vivo, ci sarebbe piaciuto anche organizzare la collaborazione appunto di Storeto e Scuola, anche una mostra dei disegni del libro per bambini, ma anche appunto di disegno originale, cioè fare un qualcosa che permetta di vedere anche tutti gli originali che rappresentano questa storia, sia i più vecchi che i più nuovi, e comunque sicuramente questo è solo la prima di una serie, è solo il primo di una serie di incontri che si faranno proprio in funzione di questo argomento. E tra l'altro vedo che in chat stanno continuando ad arrivare un sacco di commenti positivi. Condivido pienamente, noi nipoti dimmi abbiamo preso da piccoli corrisando i cassetti delle nonne nelle scatole di sottolineare le lettere da fronte dei lager, appunto il fatto delle persone che hanno potuto vivere questa esperienza direttamente attraverso i parenti che purtroppo l'hanno vissuta sulla loro pelle, però è importante appunto che questa cosa venga veicolata in continuazione, quindi ancora di più per veicolare sempre questo messaggio. Altri incontri, altre cose con la possibilità dell'Istoreto e con anche la possibilità di essere ospitati ogni tanto dal Polo del Novecento, certo. Vedremo col nuovo direttore che cosa si potrà fare, però la scuola è assolutamente contenta di poter fare la propria parte, quindi anche noi come istituto sicuramente. Benissimo. Naturalmente io anche. Perfetto, allora siamo... Grazie a tutti. Grazie per te. Grazie a tutti. Grazie.